novembre-dicembre 2020, nell'espletamento delle mie funzioni di indirizzo e di controllo, constatavo numerose irregolarità e anomalie relative alla raccolta di rifiuti cosiddetti speciali, cioè prodotti da famiglie colpite dal virus Covid, che nella nostra città il mezzo per la raccolta rifiuti Covid gira sostanzialmente vuoto, avendo al suo interno solo alcune buste nella misura di 1/2, che più volte ho avuto modo di constatare, nel mentre il mezzo per la raccolta rifiuti ordinari è stracolmo, quello addetto alla raccolta rifiuti prodotti da famiglie colpite dal virus è sostanzialmente vuoto. Che da informazioni assunte sul posto ho appreso che gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti Covid ritirano pochissimi rifiuti presso le utenze segnalate, che purtroppo, anche a causa della scarsa informazione, sono poche le famiglie colpite dal virus che rispettano le regole del conferimento differenziato dei rifiuti. E dunque i rifiuti Covid vengono posizionati negli stessi giorni assieme ai rifiuti ordinari, che l'ente comunale, e dunque i cittadini, sostengono costi aggiuntivi per garantire la differenziazione e raccolta dei rifiuti Covid da quelli ordinari, che tali costi ricadono sulla collettività. Che la totale assenza di informazioni circa la modalità di conferimento dei rifiuti Covid hanno determinato un cattivo funzionamento del servizio, con conseguenti danni alla collettività, quali l'espandersi dei contagi e il pericolo per gli operatori della ditta appaltatrice. Che prerogativa dell'amministrazione deve essere la sicurezza dei cittadini nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro, attivandosi per garantirla a tutti, anche ai dipendenti di ditte che lavorano per l'ente comunale. Tanto premesso, chiedo al sindaco e all'assessore all'ambiente, che oggi naturalmente è assente, di riferire al Consiglio Comunale il quantitativo di rifiuti Covid scaricati nell'inceneritore di Acerra, in subordine, e questo secondo me è la mia richiesta principale, più che in subordine, di chiedere le bolle di scarico dei rifiuti Covid al fine di determinarne la quantità che è stata raccolta sul nostro territorio. E si chiede inoltre quali iniziative intendono intraprendere per il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti sul nostro territorio.